Con Peppe Voltarelli qui all'1:35 è finita la serata, una grandissima serata dove Peppe come sempre ha deliziato il pubblico canturino che è venuto ad ascoltarlo e ad apprezzare tutte le sue musiche e le sue idee. Dimmi Peppe. Beh, intanto sono felice di essere stato qui all'1:35 circa perché è un club simbolo di un'Italia attenta alla musica e quindi sono felice di essere stato qui stasera. Ho trovato un pubblico molto attento è un piccolo tassello nella storia della mia narrazione, diciamo, di questo grande esodo dal sud Italia fino a chissà dove. Come ricordavi tu, sono 20 anni di carriera tua, giusto? E 20 anni dell'1:35. Ah sì, in pratica abbiamo cominciato insieme e quindi questa è una grande magia di chi crede nel potere della musica, di certe musiche, no? Nel blues, della musica che non cerca compromessi in un certo senso, una musica di sentimento. Va? Dunque, per chi non conosce Peppe Voltarelli, è un artista calabrese ed è un artista internazionale perché Peppe è stato un po' dappertutto, in tutto il mondo. È un grande personaggio, grande cantante, narra della sua terra, narra anche delle situazioni che sono capitate nella sua terra ed è, come ha detto prima, ora addirittura in una classifica, se vuoi dire, vuoi dircelo tu. Sì, è una canzone dell'album Ultima Notte a Malastrana, è stata tradotta in lingua ceca da Michael Horacek, cantata da František Segrado, e adesso è in classifica in Repubblica Ceca con questo album che si chiama appunto Segrado, dal nome dell'artista, ed è la prima volta che mi capita di essere in una classifica di dischi più venduti ed è bello che sia accaduto in Repubblica Ceca, che è stato uno dei paesi dove per primi sono stato a suonare. Praga è stata una delle città che mi ha da sempre accolto come veramente una grande mamma. Spettacolo ad Avignone, che sei stato spesso ad Avignone, giusto? Più sì, di una volta, sì. Poi se ci puoi dire sei stato in Argentina, sei stato in Canada, sei stato in Belgio, giusto? E sì, negli Stati Uniti. Insomma, cioè, la storia di queste canzoni è una storia, è un po', come dire, che attraversa i continenti più facilmente di quanto non sia possibile con altre musiche, diciamo. Questa è una musica di confine che si fa amare per la sua autenticità e per il fatto che rappresenta poi una terra nella sua accezione più diretta, più vera, quindi è il nostro folk, il nostro blues, e quindi ho suonato spesso in Sud America, sono appena tornato dal Cile, ho tanti amici e tanti concerti fatti in Argentina, in Messico, in America del Nord, nella West Coast, a New York City, in Inghilterra, in Belgio, in Francia, insomma è la vita di questa musica. Le canzoni che faccio si nutrono soprattutto di risposte da parte del pubblico, di risposte positive, negative, di ipotesi, di dubbi, e questo per me la risposta del pubblico è molto preziosa, quindi lo coltivo, il pubblico lo inseguo, lo vado a cercare e gli do sempre, cerco sempre di mettermi al suo servizio, anche se forse questa cosa è una cosa complicata, difficile, ma mi piace questa sfida. Diciamo che tu ci riesci molto bene. Ci vuoi dare? Prego, prego. No, mi piace questa idea perché è un approccio quasi, sai, di tipo, come dire,
è un metodo quasi di ricerca antropologica, no? È andare nei luoghi, battere i luoghi, come battere i territori, come se uno se li sentisse propri, no? Come se fosse una necessità, una missione, anche un dovere quasi, no? La musica come dovere narrativo, dovere di questo racconto è un po' di tutti, non è il mio. Piacere, ecco, averti qua. Diciamo a tutti di seguire Peppe Voltarelli, perché è veramente un grandissimo artista internazionale. Questa cosa, perché magari tanta gente che segue solamente dei personaggi, diciamo, patinati, deve anche andare a ricercare, a trovare questi artisti veri, puri italiani, che sono anche a volte sono più, diciamo, più osannati all'estero che in Italia. Sì, beh, sai, la patina è importante sempre, però noi abbiamo una patina rurale. È vero. Ok, ti ringraziamo, grazie Peppe, ciao. Grazie, ciao.